Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonauti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Squadre al top. Un'ora con Catania al vertice, con Tiziana e Donatella Pizzo. Buonasera, eccoci arrivati. Quinto appuntamento con Catania al vertice. Oggi sono sola perché mia sorella ha impegni di scuola, è impegnata con gli scrutini, però sono in ottima compagnia. Presidente Nello Russo e vicepresidente Daniele Inzabella. Per quanto riguarda il consorzio, invece sempre presidente dell'Orizzonte di pallanuoto, gloriosissima compagine di pallanuoto femminile, e invece presidente della Jomar Club di canoa polo maschile. Presidente, partiamo subito con vulcanico Nello Russo. Stiamo, e allora, attendo che sta per esplodere questo 2015. Catania al vertice, ma il 2015 è partito bene, il progetto è nato bene, quindi sta continuando bene. L'anno scorso abbiamo completato tutto il nostro programma, anzi abbiamo fatto, ritengo, qualche cosina in più. Soprattutto il rapporto con l'amministrazione locale si è consolidato e rimane sempre più solido, e la cosa più importante è che ora andremo a discutere della possibilità della gestione degli impianti sportivi. Questo è, vecchia, diciamo, croce. Il punto focale del 2015 si basa soprattutto su questo obiettivo, l'obiettivo della gestione di 2-3 impianti seri. Per esempio, noi degli sport dell'acqua speriamo di poter gestire la piscina di Nesima in una forma, diciamo, collegiale con le altre società che fanno lo stesso lavoro che facciamo noi. Dall'altro lato avremo sicuramente da affrontare le richieste dei nostri amici del rugby e del football americano, che vorranno gestire sicuramente fra non molto l'impianto intitolato Benito Paolone. Sì, questi due. Poi, ma qual è lo scoglio? Perché questa cosa non si può fare? Allora, lo scoglio grosso
non solo a Catania, ma ritengo anche nelle altre istituzioni, è la burocrazia. La burocrazia, e quando parlo di burocrazia parlo dei funzionari. I funzionari non intendono mettere un dito nell'acqua tiepida e ostacolano quanto più è possibile lo sviluppo, l'affidamento, l'organizzazione di novità. Per loro esiste la normativa e la normativa va rispettata alla lira, non si esce fuori dal seminato di un millimetro. Le cose vanno gestite in questo modo, con la scusa della legalità, perché con questa parola legalità... Sì, ma non penso che comunque voi, Catania Alberti, c'è quant'altro voglia fare illegale. Noi siamo vogliamo per fare la sport. Legalità, però loro impilano sempre questa parola legalità, che con la legalità praticamente noi ci stiamo riducendo con le toppe nel sedere. Ecco. Questa è una grande preoccupazione che non ostendo solo io, ma tante persone di buona volontà che arrivano e subito trovano il solito Pierino della situazione che al del dito, io cose contro la normativa e contro la legge non ne faccio, lei mi vuole fare fare cose, io le voglio fare fare niente, è lei che non vuole non fare, vuole niente, fare ecco, niente e non vuole assumersi nessuna responsabilità. La legge è bassa. Bassanini è stata veramente la tragedia della burocrazia, perché buona parte dei burocrati vogliono essere pagati, vogliono i soldini, vogliono tutto, però il dito nell'acqua tiepida non lo vogliono. Invece voi, Daniele, come impianti non avete problemi, perché voi andate al porto o avete problemi? A parte ieri sera che una nave, sì, come ci ha detto Fabrizio Messina. Fortunatamente noi abbiamo un impianto in un'area demaniale al porto di Catania, dove svolgiamo attività ormai da parecchi anni, e fortunatamente da questo punto di vista abbiamo un po' più di fortuna rispetto ai nostri colleghi degli altri sport, che devono affidarsi agli impianti comunali o comunque privati. Quindi riuscite da questo punto di vista a essere un po' più sereni. Sì, avete altri mille problemi? Ionello, secondo me è anche questione di buona volontà, perché le leggi, la legalità si può portare avanti anche cambiando delle virgole magari che nei loro regolamenti vecchi ormai di anni. Andiamo avanti, I tempi sono cambiati, le amministrazioni non riescono più a gestire da sole questi impianti, automaticamente si deve intervenire anche sui regolamenti che i nostri cari burocrati devono mettere anche loro mani, spinti dalla politica, per cercare di non fare affondare l'attività sportiva, gli impianti, l'amministrazione stessa che gestendo in questo modo, come ha fatto negli anni, gli impianti hanno fatto dei buchi notevoli a livello economico e oggi non possono più permettersi di investire denaro e sperperare denaro per portare avanti degli impianti che invece delle società che sono interessate di vertice potrebbero fare con maggior attenzione, con maggior cura. Bada Dani, loro stanno sperperando denaro. Certo. Loro stanno sperperando denaro. Perché se andate a pigliare i bilanci del mondo dello sport, ci sono delle voragini dove il denaro scorre a fiumi, dove purtroppo non si fanno le manutenzioni, però si pagano gli addetti alle pulizie che costano l'ira di Dio, dove c'è la società multiservizi che crea disfunzioni, scarso lavoro e ostacoli nella gestione, ti crea ostacoli alle società e nello stesso tempo costa con quello che costa solamente la multiservizi e col discorso che dobbiamo garantire il posto a non so quanti nulla facenti. Ecco, la situazione è quella che è, noi paghiamo dei prezzi salatissimi. E invece andiamo immediatamente all'attività di Catania al Vertice. Questo venerdì cosa sta succedendo? Ogni venerdì dalla settimana scorsa, chi me ne parla? Vicepresidente? Sì, Daniele, allora da venerdì scorso succede questa cosa
uno dei nostri obiettivi, oltre al discorso che diceva prima Nella della gestione degli impianti di quest'anno, 2015, è quello di dare visibilità alle nostre squadre, diciamo, di vertice. Come tutti sapranno, Catania al Vertice ha all'interno ben 21 società di vertice di tutti gli sport affiliati alle varie federazioni, e pertanto molte volte ci accorgiamo che abbiamo poca visibilità per gli sforzi che facciamo e per i risultati agonistici che si raggiungono all'interno della propria città. Molti non sanno, non si conosce la realtà. Ci sono squadre che vincono scudetti o comunque fanno delle attività notevoli a livello anche internazionali, e il catanese non ne sa niente perché segue magari solo il calcio, qualcuno giù di lì, e invece purtroppo la visibilità non è mai, diciamo, adeguata a quello che ai risultati che si fanno. E noi dalla scorsa settimana, ogni venerdì mattina alle 10 al Borghetto Europa, la splendida location che c'è proprio in Piazza Europa, che ci ospita, abbiamo appunto organizzato una conferenza stampa congiunta di tutte e 21 società per settimanalmente spiegare dare tutte le notizie, esaltare gli eventi che si affronteranno nel weekend per tutte le squadre che, ovviamente, diciamo, su suggerimento di Assia La Rosa di A-Press, che ha ideato questa nuova formula di questo Open Sport. Quindi ogni venerdì mattina alle 10 chi volesse avere notizie, confrontarsi, conoscere, sapere cosa fa Catania al Vertice, chi c'è in Catania al Vertice, può tranquillamente recarsi al Borghetto Europa alle 10 e trovare lì tutte le società. Molto di più. Non è solamente la conferenza, no. E siamo partiti, ecco, Catania al Vertice è un consorzio di società. Questo consorzio di società non è statico, è un consorzio dinamico, che è molto dinamico e sempre in movimento. A mano che andiamo a realizzare e raggiungiamo i nostri obiettivi e ci accorgiamo che possiamo ottenere qualcosina in più, noi non ci pensiamo due volte, subito lo mettiamo in campo. Io ho pensato che l'incontro del venerdì non deve essere solo l'incontro per informare come sta l'atleta X o l'allenatore Y e quali sono le speranze di una squadra che gioca con una società più forte o meno forte, eccetera eccetera. Noi speriamo che questo incontro che facciamo il venerdì diventi una forma di fiera, una forma di incontro della società civile che ci vuole conoscere, che ci vuole vedere, che vuole tastare il polso a noi altri, che ci vuole incontrare, che ci vuole incontrare, conoscere magari chi non ci conosce. E d'altronde anche questo è grazie allora, dobbiamo creare noi altri molti appetiti, ecco, dobbiamo renderle interesse. Questa trasmissione che andiamo a fare, che è una trasmissione, un incontro, è un happening, ecco, un happening vero e proprio, noi non lo dobbiamo rendere appetibile proprio per fare in modo che ci vengano a trovare le persone. Esatto. Più persone ci vengono a trovare, che poi le persone possono essere imprenditori, manager, uomo della strada, eventuali politici, sponsor, chiunque. Tifosi. Ci sono per esempio tanti tifosi che mi scrivono su Facebook e io ho detto: mi potete trovare venerdì mattina al Borghetto. E facciamo due cose: da un lato assolviamo il nostro compito con gli amici del Borghetto che ci stanno sostenendo, e dall'altro lato facciamo immagine, la nostra immagine, e diciamo: noi ci siamo vivi, anzi siamo molto ci mettiamo reattivi. La faccia, siamo ci presenti, non siamo un'entità astratta, non siamo un consorzio che è dietro in aria, quindi, che non si sa chi c'è, cosa chi fanno c'è. No, noi ci mettiamo la faccia, siamo lì, e di questo anche Globus Radio Station è un partner, perché con questa
trasmissione fissa, settimanale, un'ora con Catania al Vertice, dà la possibilità a Catania al Vertice, esatto, e a tutte le società che di settimana in settimana verranno qui per farsi conoscere e per poter parlare, certo, poter confrontarsi e andare in trasmissione. Ad esempio un'iniziativa che faremo venerdì prossimo, dopo domani mattina, alla seconda conferenza stampa Open Sport al Borghetto Europa, sarà la presentazione delle bandiere del Consorzio Catania al Vertice, le bandiere sportive catanesi, dove Donatella tu sarai presente, anche sarai Tiziana, una delle bandiere, Tiziana sarà presente, le nostre prime bandiere, Nello, le nostre ci sarà prime. Andrea Lo Cicero, ci sarà Martina Miceli, ci saranno Maddalena Musumè, quei personaggi. Questo è, che non perché siamo direttamente Catania, coinvolta, però è una cosa che vi fa, è un riconoscimento, esatto, che noi diamo alle nostre a chi ha reso importante la città sotto il profilo sportivo. Perché ricordiamoci che noi li chiamiamo bandiere perché sono veramente bandiere dello sport della nostra città e vanno sempre ricordate. Ricordate che senza passato, senza storia, una società muore, è una società senza, destinata a decadere. Anche questa fatto. È una cosa, insomma, nuova, perché sempre si tende a dimenticare il passato, chi 20, 30, 30 anni fa ha fatto qualcosa, anche 40 anni fa. E quindi invece Catania al Vertice. Donatella, ricordati che noi vogliamo fare prima o poi il nostro bravo museo. Il museo, senza il nostro museo di tutti gli sport. Sì, il museo per noi sarà la storia dello sport della nostra città. Cosa non che non ha... Catania al Vertice non si ferma. Catania al Vertice è, come hai detto tu, in continuazione. È una promozione costante dell'immagine. Un laboratorio. Un laboratorio della nostra città. Sport e città. Ma poi è la storia che spinge le nuove leve ad andare avanti, perché i nuovi giovani, i nuovi campioni devono sapere cosa è successo, cosa è prima, successo di loro. Prima di loro. E che comunque si può raggiungere l'obiettivo che loro vogliono, cioè, certo, diventare campioni, vincere delle cose importanti, così come sono state fatte in precedenza in nella propria città e nelle, magari nelle proprie società. Benissimo, noi abbiamo il primo stop con la canzone Giovanotti Sabato, poi un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui con Catania al Vertice con Nello Russo e Daniele Insabella. Ed eccoci rientrati, un'ora con Catania al Vertice, presenta sempre le sue società. Oggi abbiamo la pallanuoto rappresentata dal presidente Nello Russo e la canoa polo maschile dal presidente Daniele Insabella, che poi all'interno del consorzio sono presidente e vicepresidente. E oggi c'è la bomba. Oggi c'è. Oggi c'è la bomba, tutta due in una volta. La vostra, il vostro campionato quando inizia? Andiamo più nello specifico dell'attività. Ci sarà l'appendice della Coppa Italia a fine marzo, l'ultimo weekend di marzo, la fase finale che si svolgerà a Roma della Coppa Italia, e poi a metà aprile inizierà la prima giornata di campionato di Serie A. Voi giocate a Pozzuoli, invece noi facciamo facciamo dei concentramenti, ogni concentramento un weekend sabato e domenica, dove si svolgono due partite il sabato e due partite la domenica. Sono cinque concentramenti in tutta la stagione. Iniziamo ad aprile col primo concentramento a Pozzuoli e finiremo a metà luglio con l'ultimo concentramento a Roma, e poi se riusciremo ai playoff scudetto si svolgeranno la prima settimana di agosto a Roma. Ah, questo già si sa, sì, quindi, sì, certo. Poi quindi di queste pool quante ne escono? Cosa vanno? Otto, le prime otto vanno a fronte, svolgeranno i playoff scudetto, le prime otto. E invece le ultime due retrocederanno in A1, che è la seconda divisione della canoa polo, e il campionato è fatto di 12, perciò le terz'ultima e la quart'ultima faranno i play-out con le seconde dei gironi dell'A1 per rimanere in Serie A. Ho capito. E voi fate anche attività giovanile, quindi dei, certo, ragazzi abbiamo, che volessero, sì, fare canoa polo, cosa devono fare? I ragazzi che volessero fare canoa polo possono benissimo venire al Circolo Canoa Catania, all'interno del porto di Catania, al molo di Levante, dove abbiamo la nostra sede nautica, che purtroppo ieri è stata visitata molto da vicino, da vicino da una nave che era andata in deriva
diciamo, e sei andato a parcheggiare lì davanti. Meno male che non è successo dove niente. Ci siamo noi, però fortunatamente non è successo. Invece, niente. Presidente, il vostro... Tutta pubblicità. L'hanno fatto apposta. Il vostro campionato invece sta andando bene. Tutte ragazze giovanissime. Sta seguendo il nostro campionato? Sì, in definitiva ritengo che stia andando bene, perché noi altri quest'anno non avevamo grilli per la testa. Non c'è la condizione economica della società, è quella che è, e stiamo patendo così come gli altri questa fortissima crisi che attanaglia il paese. Ma noi in Sicilia... E quindi spazio alle giovani, però sì, tutto positivo. Mi dicevi che ce l'avete una quattordicenne? No, una. Abbiamo punta dei di settori diamante. Giovanili molto, molto in gamba. Martina è il nostro allenatore, Martina Miceli, che fra l'altro sarà una delle bandiere venerdì. No. Quante medaglie olimpiche ha vinto in mondiali? Quindi voglio dire, se non è bandiera lei. Se non c'è bandiera per lei. Esatto. Non ci può essere bandiera per nessuno. Ma ci mancherebbe altro. Allora. Martina sta seguendo molto bene il settore giovanile, anzi posso dire che cura di più i giovani che non la prima squadra. Quindi, li segue veramente in un modo molto attento. Se riesce a portare i giovani in prima squadra quando ancora sono giovani. Sì, sta facendo un lavoro preziosissimo e molto virtuoso, e ha portato parecchie ragazze, hanno esordito già 5 atlete fra i 14 e i 15 anni. Quindi diciamo che in campo giovanile puntate quantomeno alle finali di categoria. Puntiamo a vincere lo scudetto nazionale under 15. Senza nascondersi dietro. Io volevo dire alle finali di categoria, presidente. Facendo gli scongiuri. Lui mira, giustamente. Sai, io non mi sono nascosto mai. Ho detto sempre pane pane e vino al vino. Quando correvo per lo scudetto, dicevo con molta lealtà che correvo per lo scudetto in un modo serio, certo, e completo. E 99 succedono. Non sei come quelli che dico mi devo salvare. No, io, e quest'anno invece noi abbiamo fatto una squadra perché fra due anni e mezzo, possiamo di nuovo competere, proprio con lo scudetto, con ragazze autenticamente. E in questo momento, diciamo, lo scudetto da che parte dovrebbe andare? Chi sono le accreditate per il titolo? C'è il Padova, che il plebiscito Padova, che nasce da un complesso polisportivo enorme, che copre moltissimi sport, che porta molto denaro e quindi sono attrezzati bene. D'altro canto questi non hanno vinto mai niente nella loro vita. Quindi, tu quante ne hai vinti? 10? Qualcosa, ne hai vinti? No, 19. 19, scusami. Come 19? Mi ha dimezzato i trofei a me. Ah sì? 19. Chiedo perdono, presidente. C'ho 30 anni di attività alle spalle. Questo lo sapevo, però onestamente... Uno già pensa 10 sono tantissimi, no, 19 sono esagerati. E poi ci mettiamo una quante serie Coppa di Campione. 8, poi a livello internazionale abbiamo un 4-5 secondi posti. La serie ti piace vincere facile, gioca nell'orizzonte, no? D'altronde ha fatto la storia all'orizzonte e questo è innegabile. E comunque abbiamo queste ragazzine che quest'anno probabilmente mi daranno uno scudetto under 15. Bene, allora noi ti aspettiamo. E poi qui da under 15, da under 15 passeremo all'under 17. Certo, quello poi è un'escalation. Anche noi i nostri tempi abbiamo tra cominciato l'altro, così. L'anno scorso abbiamo vinto l'under 13. Titolo italiano? No, sono regionali. Ah, regionali. Non c'è italiano under 13. Ah, under 15 sì. Sì, under 15 sì. E under 13 sono regionali. Siccome noi in Sicilia abbiamo una bella realtà, quindi abbiamo organizzato. Ma se lì allena sempre... Sempre Martina. Sempre Martina, tutto, dalla Serie A? No, però c'ha uno c'ha staff. Collaboratori, certo. C'ha dei collaboratori. Un staff c'ha una ragazza che è in gambissima, Aurora Coppolino, che diciamo fa tutto, segue le ragazzine, fa la dirigente, insomma... Daniele, invece... Diciamo, voglio dire, sì, scusami, infatti, Donatella, vai. Non lo dirà mai Nelly, non lo dico io, visto che c'è l'occasione di parlare. Diciamo che l'orizzonte è il fiore all'occhiello del nostro consorzio. Certo. È la squadra che tutti noi, che già siamo di vertice, prendiamo d'esempio, perché cioè, vincere tutti questi trofei, cioè, parlarne è facile. Chissà
cosa c'è stato dietro per 30 anni di vittorie, le tensioni, i momenti brutti, le preoccupazioni, i soldi, i momenti difficili da affrontare. Chissà quanto avrei speso in 30 anni. 19 scudetti e 8 coppe dei campioni. Io penso che tre coppe d'Italia, una coppa intercontinentale. Ci sono sicuramente club che hanno club fatto questo. In tutti gli sport parlo. Assolutamente, un'egemonia che nei tempi. Questo Natale abbiamo fatto gli auguri a tutte le nostre ex atlete. Con Peppe La Delfa che abbiamo messo su una piccola. Giuseppe dove? In Canada. Giuseppe in Canada, sì, abbiamo fatto via mail questa, tutto sto lavoretto. E abbiamo raggiunto buona parte delle nostre atlete che sono circa un migliaio. Vabbè, certo, in 30 anni di attività, se fai... abbiamo raggiunto anche dei mostri sacri in Australia, in America, in Europa tantissime. Certo, tutto si può dire di Nello Russo, tranne che non abbia una passione, proprio perché si illuminano gli occhi. Se ancora dopo 30 anni continui e lotti contro tutte queste difficoltà dove tutti alla fine hanno mollato. Vincere tutte queste cose con le ragazze, con le donne, secondo me. Vabbè, invece ti posso dire che le ragazze sono molto più ordinate. Ma secondo Difatti, me sì. Sono molto più puntuali, più ordinate, non ti lasciano in asso. Ecco, non cambieresti mai la pallanuoto femminile con la pallanuoto maschile? No, molti mi hanno detto facciamo le squadre con ti pigli anche i ragazzini. Ho detto Nello no, sminuisce sempre le proprie cose. Cerco sempre di volare abbiamo basso. Vinto 5 scudetti e Nello, credimi, non vorrei mai essere io al posto di Sandra Catania a gestire questo gruppo di ragazzi. Ne ha vinto solo 5 e la Canopolo, con tutto il rispetto. Io ne ho avuto problemi, però bene o male. Quindi tu dici sport maschile, Canopolo maschile, non vuoi avere a che fare con le donne? No, sai, questa è una battuta. Ci sì, lo so, altro. Siccome ogni volta anche qui c'è pallavolo maschile, pallavolo femminile, c'è sempre stato un po' questo gioco delle parti. Vivendo nella stessa struttura, al porto di Catania, perché dove si allena la mia squadra maschile di Serie A, si allena anche la squadra di Catania, che ha vinto gli scudetti, io... vedo dall'esterno le problematiche che danno le donne non sono le stesse di quelle che danno gli uomini, che comunque problemi ne parliamo danno. Sempre diciamo di un livello alto il problema, no? Lo sapete qual è? Problema sentimentale. Il problema sentimentale sono una cosa molto ma molto sentiamo seria. Sono seri e quindi uno deve saperli pigliare con le pinze, perché i ragazzi sono così molto più superficiali. Quando ci sono le rotture tirano avanti e ne trovano un'altra. Le ragazze invece sono la maggior parte sono così molto più sentimentali, più legate, più quindi tu ti sei trovato spesso e volentieri da fare da psicologo a queste ragazze. Psicologo anche di più io raccontaci qualche aneddoto. No, va bene, ne ho passate tante, ci sono stati delle cose bellissime che sono nei miei ricordi, per esempio la nostra prima Coppa dei Campioni che abbiamo giocato la finalissima a Sendici in Ungheria. Siamo andati in una città dove le strutture ricettive erano relative e quindi ci hanno ospitato in un padiglione di caccia dove la caccia era il mostro sacro. E siamo stati 4-5 giorni in quel padiglione bellissimo, bellissimo veramente, in mezzo alla foresta. Foresta ungherese. Sì, foresta ungherese. E c'avevo 4 ragazze con la febbre a 40. Abbiamo giocato in 8. E hai vinto? No, siamo arrivati secondi. Però non ci conosceva nessuno. Per loro sanno dove arrivavate. Noi eravamo, dici, ma chi sono questi pellegrini che sono arrivati qua con... E invece zitti zitti e tranquilli siamo arrivati in finalissima e abbiamo perso per un gol. Peccato. Va bene, noi arriviamo invece al secondo e ultimo stop con Magnifico di Fedez, la pubblicità, e poi andiamo ancora qui a chiudere con Catania al Vertice. Ed eccoci qua con Catania al Vertice, giunta oramai al quinto appuntamento. Sembrava chissà cosa lontana, invece già siamo alla quinta trasmissione. Oggi abbiamo ospiti Presidente Nello Russo,
in qualità sempre di presidente del consorzio e della, dell'Orizzonte Pallanuoto Femminile, e invece il vicepresidente, nonché presidente della sua società di canoa, ma anche consigliere federale della federazione. Cosa succede in questa federazione? Una federazione che sta bene, sta male? Com'è? No, è una federazione. Perché i problemi federali poi si ripercuotono ovviamente sulle, sulle società. Certo, è una federazione che non ha dei grossi budget da, da investire. E, oltretutto all'interno della nostra federazione svolgiamo ben 5 discipline agonistiche e altre non agonistiche, pertanto la piccola fetta ce la dividiamo un po' in tanti all'interno e il budget non è mai troppo alto, diciamo, non, diciamo che riusciamo a, ad organizzare campionati, a, a gestire le squadre nazionali di tutte queste discipline che facciamo. E comunque una federazione tranquilla, serena, così come facciamo in periferia con le nostre società, la passione ci porta, riesce, quindi diciamo, diciamo che tu a sei... svolgere tutte le attività che ci prefissiamo inizio anno. Quindi tu sei impegnatissimo, che Catania al vertice, certo, la tua società, la federazione, quindi certo, sei sempre... Ricordiamo che nella nostra federazione ci sono ben una ventina di medaglie olimpiche che nella storia della canoa, pertanto... E a livello agonistico si lavora in un certo modo in tutte le discipline, e la canoa polo, che è la, la disciplina emergente di questa federazione, già ha ben più di 130 società iscritte ai campionati, pertanto campionati articolati distribuiti in tutta la, la rete nazionale, e sta crescendo notevolmente. Il numero dei tesserati sono, sono un buon numero, c'è un gran movimento allora dietro questa federazione, sì. E dietro la canoa polo. Anche io ho la fortuna di gestire la canoa polo a livello nazionale come consigliere federale responsabile, e diciamo sono molto collaborato da tutte le società catanesi, perché oltre alla mia c'è società c'è un grosso movimento, ci sono tantissime altre società a Catania e in Sicilia in particolare che svolgono questa attività di alto livello, di società di alto livello, che come KST Siracusa ha vinto lo scudetto maschile, come la Nautica Catana partecipa anche loro al campionato di Serie A, e sono tutte squadre di Catania e Siracusa che mi danno una bella forza per gestire tutto il movimento a livello nazionale. Benissimo, quindi tornando invece a Catania al Vertice, questo grosso appuntamento venerdì mattina alle 10, presentazione ufficiale delle bandiere di Catania al Vertice, e poi visto che se Catania al Vertice è sempre in movimento, prossimo step, cosa, cosa sta organizzando, cosa bolle in pentola? Allora, anche io sono consigliere federale, quindi devo dare conto. Anche tu, quindi siete, beh, anche tu consigliere federale, questa federazione come sta? Ah, questa è molto in salute. Molto in salute, vabbè, è una federazione importantissima, è la, cos'è, la seconda? Forse no, è la prima. La prima? La prima. È la federazione... prima della, della federazione pallavolo? Sì, abbondantemente. Anche, come tesserati, no? Come tutto. Allora, come tesserati, no, la, presidente. La mia federazione, la mia federazione c'ha 5 discipline, discipline, e ha un budget di quasi 50 milioni di euro. Ma questi 50 milioni di euro, presidente, vanno, vanno nelle vasche giuste, ma diciamo, sì, così, tu dici. Vedete, gli sport olimpici, noi portiamo, quante discipline portiamo alle Olimpiadi? Portiamo nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, certo, sincronizzato, e oggi abbiamo le acque libere. Ah, nuoto fantastico, libere. Le acque libere. Ma c'è un movimento di acque libere a Catania? A Catania no, no, no. Come mai? Normalmente le acque libere, le acque libere sono le, i ragazzi che in piscina... S'annoiano, la linea nera sotto dà fastidio. Si sono stancati e optano, ma prima o poi può darsi che lo faccia anche l'Orizzonte. Figurati se il presidente Nello Russo si fa sfuggire qualche occasione di fare qualche cosa. No, in pole position c'è il salvamento, perché noi abbiamo un altro grosso progetto che porteremo avanti, però non ne parliamo oggi, ne parliamo un'altra volta. Ne parleremo un'altra volta. Allora, anche perché già praticamente... Se ci spariamo tutto... Certo, certo, ma tanto noi abbiamo spazio, abbiamo ogni mercoledì appuntamento a Catania Berci. Praticamente poi, tornando al discorso sport in generale, sembra ieri Olimpiadi di Londra, fra un anno c'è Rio.
Già quindi 2015 è importantissimo perché dà la qualificazione, avremo le qualificazioni. Quindi già siamo tutti in fermento per questa grande Olimpiade di Rio. Ragazzi, vedete che cosa fa la federazione? Fa i campionati europei, i campionati mondiali, in vasca piccola e in vasca grande. Perché noi facciamo la vasca piccola e vasca anche. Internazionali, campionati d'Europa e campionati mondiali. Ma scusami una domanda. Ma tu quando dormi la notte, cioè dormi 3-4 ore? Perché scusami, ti fai questo, cadere al vertice, l'orizzonte, la pallanuoto, poi c'hai anche il movimento azzurro. Il movimento azzurro, poi parleremo della parte del movimento azzurro, perché lo sport si coniuga con l'ambiente. Con l'ambiente, certo. E quindi facciamo anche quello. Facciamo e poi ti tutto. Occupi di tutto, del sociale, vai in giro per le scuole. È una cosa. Vabbè, ma io sono ormai pensionato, quindi devo. Ma non sei in depressione? No, assolutamente, gliela faccio venire agli altri. Gliela fai venire agli altri, forse agli altri gli fai venire in forma, più. Si tiene in forma. Vabbè, quindi avendo un presidente così, cioè non ci si può fermare, se lui fa tutto questo bisogna... Ma lo faccio io che ho una rispettabilità, non vedo perché non appunto, lo debbano infatti, fare gli altri. Sì, sì, stavo dicendo questo, dico, se tu sei il punto di riferimento e fai tutte queste cose, noi giovani, diciamo, io mi metto nei giovani, vedendo te, cioè, dobbiamo lavorare il quadruplo. Vi dovete dare da fare. Ci dobbiamo dare da fare. Va bene, ti seguiremo. Ok, come sempre il tempo a disposizione purtroppo è finito. Ringraziamo sempre Catania al Vertice, Globus Radio Station, appuntamento venerdì mattina ore 10, Borghetto Europa, Open Sport, le bandiere di Catania al Vertice. Io vi saluto e ci vediamo venerdì. E chi ci vuole conoscere, venga al Borghetto Europa, venerdì alle 10 del mattino. Presidente Nello Russo, grazie. Daniele Isabella, vicepresidente, grazie. Alla prossima mercoledì con altre due società di Catania al Vertice. Squadre al top. Un'ora con Catania al Vertice. Con Tiziana e Donatella Pizzo. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the same.